Trebbio, un saluto a tutti dal vostro Silvio direttamente da casa Arcore. In questo momento volevo comunicarvi che il tempo avanza inesorabilmente, ma io non mi sento di appartenere alla categoria della terza età. Quando ho scontato le mie condanne ai servizi sociali, ho scoperto di essere un vero supereroe. Anzi, essendo un imprenditore, un super tycoon. Per chi non lo sapesse, tycoon in inglese significa imprenditore. E ci tengo a dirlo, non sono un venditore di fustini. Per la serie Buona Azione Quotidiana, volevo comunicarvi che al qui presente Pierluigi Capannelle è stato assegnato il posto di nuovo giardiniere di Arcore proprio questa mattina. Grazie, grazie, Eccellenza Berlusconi. Sono veramente contento di essere stato assunto come giardiniere di casa Arcore. Mi sono vestito con i pantaloni da cavallerizzo, ve. Sono sportivo, ve. Va bene, anche se non mi piace come ti sei vestito, il posto da giardiniere è comunque il tuo. Comunque, caro Pierluigi Capannelle, ti voglio dare un consiglio: non frequentare quei brutti ceffi dei soliti ignoti, in quanto l'ultima volta che avete provato a fare il furto in un appartamento, l'unica cosa che siete riusciti a fare è stata quella di far saltare in aria l'appartamento e rubare soltanto un misero piatto di pasta e fagioli. Purtroppo, Eccellenza Berlusconi, si era rotta la canella del gas. È per questo motivo che l'appartamento è saltato per aria, ve. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, adesso vi devo salutare in quanto mi sta chiamando la mia amica Michela Brambilla e dobbiamo allattare gli agnellini che ci stanno aspettando, Crebbio. Un saluto a tutti dal vostro Silvio.